Siete pronti allo psicodramma? Allora, ragazzi, io intanto inizio a dirvi una cosa. Allora, siccome noi falchisti abbiamo un po' il Liverpool nel cuore, no? E perché nel corso degli anni le partite con Liverpool hanno un po' contraddistinto i nostri percorsi europei. Dunque, ho fatto una scelta oggi. L'ho dovuto fare, ragazzi. L'ho dovuto fare in onore suo l'ho dovuto fare. Pozzo Pozzo sempre nel cuore, assolutamente sì. Sarà l'erede di Pozzo Pozzo, fatto sta che è titolare. C'abbiamo Luca che almeno in panca ci sta. Allora, Tanaka lo vogliamo mettere titolare? Allora, imprevisto per Liverpool, signori, 3, 2, 1. Nessun imprevisto. Siamo salvi. Signori, è il momento che tutti attendete, una settimana ad attendere questo momento. Squadra carica, scelte coraggiose del mister Tanaka e Ochoa. Sono stati preferiti Ndaye e Koki, incredibilmente, e anche Alino, che sembrava fosse papabile titolare, ma invece no. Ma invece no, andiamo contro un Liverpool straordinario, che l'andata ci ha messo in seria difficoltà. Ma diciamo che sta squadra, forse. Ah, c'è Colombo davanti, attenzione. Sì, È che una bella d'occhio che squadra. Con difensivamente possa Grandi da trasformarsi in un dietro, autentico poi, una calcio bella d'uomo. squadra. Mi sembra anche una scelta di buon senso, È veramente, ma gli esterni hanno veramente talmente complicata. Ci sceso proviamo, completamente in ragazzi. fase di Ben sapendo ripossesso. che sarà Ochoa la durissima, sia che partiamo da centrocampo a porta sfavoriti, aperta. ma ci proviamo. Ci proviamo. Lancio Aia. fuori di Sarà misura, durissima. palla che Sarà termina la propria durissima. corsa oltre la linea laterale. Cominciamo benissimo, ragazzi. Tanto, You'll Never Walk Alone in sottofondo, meravigliosa. Alexander Arnold, la tiene Rodrigo. C'è grande attesa per la sua prova, potrebbe Oh. essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. Mamma mia, Colombo, Lendar, portiere cominciamo inerte al subito col Milan. brividino. Cominciamo subito col brividino. Palla verso il centro dell'area. Mamma Kevin mia, Benson, il brividone. portiere che salva la porta. Brividone, Questa è la Ochoa non parata, spazza, la non so per risolve quale Colombo. motivo. Bravo Occasione Tanaka. creativa. Primo intervento. Niente, oggi è pattinosissimo. Aia. L'ho Ha sprecato tutto vista davanti ai passi. Ha dentro! optato per L'ho la coppietta. vista Prova, non è uscito di dentro! molto, ma poteva fare L'ho meglio. vista dentrissimo, l'ho vista. Oh! Raga. Sono i comandi che vanno tipo a due all'ora. Squadra in Partita fermata, difficoltà, squadra in adesso sarà ripresa difficoltà. con il VAR. C'è un input lag devastante oggi. Ci sono quelle partite dove c'è di più e dove c'è di meno. Oggi c'è un bot. Calma, calma. Rodrigo. Tanaka, Palla buttata buona la via. diagonale. Fermi! Attenzione, il Fermi rigore per così! Peter Che si dell'Europa. mette bene! Arbitro che Che si si alza. mette Cartellino bene! Che rosso. si mette Rosso. bene! Viene punito La follia di giustamente Colombo! l'intervento Lele. Assolutamente, Pier. Si dispera. Non Grande vorrai che ti Colombo. fate fatto, ma doveva pensarci Ma prima. proprio, ma Perugino Fracico. Perugino Fracico. Come i Bagnets. Grande tenente Colombo. Così de botto. La divina provvidence. La divina. Grandissima. Ecco perché c'era l'input lag. Ci voleva portare qui. Ci ha messo un botto a far passaggio. Perché doveva arrivare il Correi. fallaccio. Oh, regà, Attacco però, dai, vincente, palla perché. netta qui. Diogo Jota. Colombo, Bianco-rosso fragico, eh. La domestica Fabinho. Tanaka rientra. Interverte Mamma con i mia. tempi Non, giusti non per riesco a pensare alla trama impostare. avversaria Oh, ma titolare. che ve siete messi d'accordo per farmi diventare matto? Superiamo il centrocampo, ci proviamo a questa magia. Ah, ma Tanaka e so due però, eh. Che miseriaccia. È Palla che resta in campo, ha dovuto impegnarsi qui. durissima, raga. Sento un input lag come non mai. Ti pareva C'è proprio a l'avanzata sta del partita giocatore doveva del arrivare. Liverpool. Palla interessante per scavalcare la difesa. Raga, non riesco. Opportunità. Mamma mia, mamma mia. Difensore Mamma mia, straordinario mamma qui. mia. C'è campo per la ripartenza. Ochoa. Bella la palla per cancellieri.
No, non mi ha passato. Non mi ha passato, non mi ha. Bravissimo. Ti prego. No. No, ragazzi. Diogo Jota. Aia. L'ho sbragato malissimo. Tanaka, salvataggio incredibile. 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 L'angoscia, il terrore, la paura. Non abbiamo toccato un pallone sto primo tempo. Non abbiamo toccato un pallone. Una sofferenza surreale. Veramente surreale sto primo tempo. Io non so. Cancellieri e Renatino non hanno toccato una palla. Però, memori del fatto che potrebbe andare ai supplementari, io per adesso non tocco nulla e ci teniamo tutti freschi, perché se metto Lucca adesso andiamo ai supplementari, stiamo che si spacca di nuovo e vorrei evitare. Siamo in sovrana numerica e non si sente, sembriamo noi in 10. Sembriamo assolutamente noi in 10. Il nostro storico possesso palla oggi. Ma che mi ha ammonito un daglio mentre stavamo nel tunnel? A Cancellieri! Mannaggia la morte. Rizzo, mi serve un guizzo! È arrivata l'ufficialità. Porca miseria, non ha toccato una. Cioè, i tre d'attacco sinceramente veramente invisibili oggi. Un prezzo così vantaggioso, Pier. Conosciamo tutti le qualità di Viti su Rodrigo, non benissimo. Bravo, Viti, che concettualmente il laterale. Ah, Viti, ma do cazzarola vai? Lo sapevo io. No, ragazzi, stiamo subendo in una maniera terrificante. Terrificante. Allora, tocca mettere Lucca, ragazzi. Tocca mettere Lucca dentro. Lucca, e mettiamo Veron sulla tre quarti. E per adesso basta. Calma, calma. No, calma, 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 calma. No, il dramma è che non riesco a mettere in passaggio in fila. Non riesco a mettere un passaggio in fila. È una cosa. Il replay ci permette di apprezzare meglio la. No, no, l'ho spostato io, Viti, ma non riesco a farlo con. Cioè, non sono minimamente reattivi. Cioè, vanno al bar regolarmente. Cioè, non ho veramente fatto mezza. Torna Lucca! Il salvatore? No. Ottimo intervento in copertura. Poi, raga, cioè, veramente stiamo. Bravo, Viti, forza. Almeno un tiro in porta lo riusciremo a fare. La costruzione della manovra zero oggi, Protegge il pallone con il corpo. Ma che cazzo non la fa questa? Palla a Rodrigo. E c'è il gol dei Reds. Ci stanno a più a pallonate, è una cosa incredibile. Squadra surreale, Beh, veramente Io non sto toccando una. Cioè, sta skillando da pazzi. In 10 pure. Notte profonda ad Anfield. Non è finita, raga. Grande copertura qui. Raga, ci accorgiamo che siamo noi in 11? E che non è il contrario? Che dite? Allora è un po' troppo molle. Si immola il difensore. Ce la facciamo? Sento le gambe che tremano da qua, Cancellieri a pedate proprio dove non batte il sole, a fine stagione. Madre santa, che giocatore terribile. Che frattura. Ma comunque Thuram è da comprare, Thuram ha fatto una partita incredibile. Guadagna metri. Ha tenuto la squadra completamente da solo. Io non. Ma vedete che non riusciamo. Ci fanno un giro palla. Non gli sto appresso manco con l'occhi. Non gli sto appresso manco con l'occhi. È incredibile. Occhio a questo lancio. E lui la mette. E lui la mette. Cioè, una palla gli hanno dato.
Porco tutto. Una palla gli hanno dato e una palla ha messo. Il dramma è che non basta. Porca miseria. Notte profonda anche qui. È scesa l'oscurità. Dopo il gol di Ochoa. Un gol facile facile. Mille giocatori passano a 64. Sempre migliore in campo Don Andrés. Don Andrés è il futuro di questo Perugia. Ci proviamo? 7 minuti? Basta un'azione buona? Bravo, cancelliere. Hai fatto una cosa sensata. Vai a portarla adesso. Ancora 5 minuti da giocare. Ma che cazzarola. Ma che cazzarola la dai sta palla? Mazza che sfiga però. Porca miseria. Buono l'intervento del difensore. Palla laterale. È dura, ragazzi, è dura. Finisce qui. Sono più forti, ragazzi. Sono più forti. Sono più forti. Sono più forti. Sono più forti, ragazzi. Sono più forti. Volevamo il realismo. Sono più forti. Ci hanno umiliato pure in 10. A livello di gioco proprio. A livello di gioco. Squadra incredibile. Squadra incredibile. Ci hanno veramente massacrato. Ma io non riesco. Cioè non sono riuscito a fare minimamente gioco in questa partita. Minimamente, cioè, un giro palla incredibile. Usciamo a testa alta. Il 2-1 comunque è rispettabilissimo. Però sono troppo più forti di noi. Io ho detto Liverpool è la finale anticipata. Purtroppo, ma adesso la grande cosa che devo andare a fare è andare a vedere sto Turam, perché è incredibile. Infatti ce lo fanno anche notare, giocatore pazzesco. Potrebbe essere lui l'erede di Fofana il prossimo anno, il nuovo Polipaus. Vediamo un attimino. Andiamo già a corteggiare 85, 58 milioni, non è neanche così veloce, sembrerebbe, però c'è una resistenza, raga. Dribbling 89, passaggio corto 88, passaggio corto 88, potenza di lotta, vabbè, questo è da comprare, raga. Questo è da comprare, assolutamente sì. Ibrahim, no! Non c'ho i soldi, raga. Non c'ho i soldi! Come faccio? Non ho i soldi! Ma abbiamo trovato frutta e verdura per mesi! Adesso che troviamo uno buono non ci stanno i soldi per comprarlo? È amarissima così! Peters! Ciao Peters! Vediamo un po' se sono aumentati i soldi. 7K, fermi. Chiana. Cortés, via. 48, 17 anni, figlio mio, sei terribilis. Scusate, 17, 65, questi sono da vedere un attimino. Pietro Rossi, ci abbiamo già abbastanza attaccanti. Ciao Pietro. Poi ci abbiamo Rafa Riveros, questo è Fra Rivero, non si può toccare. Borca Rubio. Quanto cazzo non la serve per portare via questo? Quanta gente devo cacciare ancora? Andiamo a ridurre stipendi. Allora, Celentano, quanto prendi? 11K, non te lo abbasserai mai lo stipendio. Veron se la abbassa. Anzi, Luca, ti abbiamo aspettato e adesso tu ripaghi con un rinnovo a prezzi più bassi, vero? Esattamente sì, si riduce lo stipendio di 20k, fermi, Rabiot, anche tu, c'hai in età, riduciamo sto stipendio, su, fai il bravo, 47, si riduce lo stipendio, lo sforzo post Liverpool. Veron, tu hai fatto una stagione orripilante, se può dire, non la vuoi fare, vabbè, non sei consapevole. Cancellieri, amico mio, no, tu vorrai sicuramente di più.
Gente che invecchia, Fofana, prendi 28. È il momento di ridurre, eh. Amico mio, è il momento di ridurre, eh. Niente, troppo bassa, non vuole rinnovare. Koki, Saint-Just, prende 25. Riduciamo, non lo vuole ridurre. Lewandowski, prendi 25. Lewandowski mio, dai. Fire serio, Lewandowski. Fire serio, non vuole rinnovare. Vabbè. E allora, signore mio, credo che basti, tuttavia, eh. Credo tuttavia che basti. 280k. I sordi ci stanno. Fermi tutti. Se adesso questo diventa un pippone, io mi do fuoco. Nader Ibrahim. Butta dentro Nader. L'altro poi ci si pensa. Andiamo a vedere chi è. Nader. Rapace. Non mi dite che... Scusate, io è uno di quei momenti in cui non mi potete dire che pippa, perché sennò mi deprimo. Quindi non è una... dite che è un fenomeno. Che campione che hai comprato, eh? Dai, forza. Per fuori. Assecondatemi, dai. Oh, ma questo diventerà più forte di Mbappé. Oh, il nuovo Salah, bravi, ecco. Ecco, perfetto. Juventus, scontro diretto per la Champions. Lo scudetto ormai è andato, ma la Champions no. Dunque, dobbiamo provarci. Il Pelé del Nilo. Assolutamente sì. Abbiamo adesso sta partita con la Juve che mi preoccupa tipo tantissimo. Tantissimissimo, dico la verità. Quindi, imprevisto prepartita. Subito l'imprevisto. Subito. Appare? Ti va di apparire? Che dici? Ti va? Sì. 3, 2, 1. Nessun imprevisto. È il momento della verità, ragazzi. Se ci scriptano pure questa, io veramente non so, cioè, sarebbe amarissimo andare a perdere anche la Champions dopo aver perso la finale d'Europa League, che ci saremmo meritati, obiettivamente. Dobbiamo reintrodurre Luca con un po' di calma, perché Alino, bravo. Comunque, fine stagione bisogna fare parecchie riflessioni sulla rosa. Sagai. Ha inventata. E la palombella! Lino, che aspetti? Le guardie, Lino! Lino! Porco tutto! Gli aveva fatto la palombella incredibile, Rizzo. Una palombella. La maledetta di Rizzo. Rizzo. Sfugge qui al difensore. No! Cacciai non capisce il corridoio. A campo a disposizione. Mamma mia, se c'è stava Fontanarosa con Liverpool. Ho l'impressione. Calma. Ah! Vabbè, comunque con questi già è una cifra più giocabile. Quella con Liverpool era una cosa scripta all'ennesima potenza proprio. Possesso per Chiesa. Tua, bravissimo! Entrata pulita sul pallone, nuovo possesso. Sì, però. Questo pare Nedved. Fa pressione. Fanno girare bene palla. Bravo, Ondai. Mi chiedono la linea. C'è stato un gol nel match che riguarda il Bologna. Andiamo a sentire. Prima rete della partita per il Bologna. Ti prego. Si sblocca dunque il match. 1-0. Sono passati 26 minuti. Grazie per l'aggiornamento. Puntuale come sempre. Dove va? Se tu seguilo, mannaggia la morte. Difficoltà a correre. E sarà necessario, penso, il cambio. Chi è che si è fatto male? Parlano di un infortunato. Non capisco chi. Forse quello che ha tramortito Rocketman prima. Ci sono metri a disposizione. Bravissimo, Ondaie. Questo cross.
Copre la linea più che il giocatore. Dai. Cancellieri, ci fai una cosa fatta bene. Lino, dove cazzo la vai che sei 7 metri in fuorigioco? Fallo. Ah no, beh no, perché mo veramente... Perché? Ma perché? Ma fa fallo quello per giallo da mandaglie. Ma io veramente, boh. No! Non è possibile! Non è possibile! Crossa nel mezzo. Nulla di fatto qui. Rizzo. Inventa, Rizzo! No! Brutta. Attentissimo, situazione che era complicata. Partita abbastanza equilibrata Chiesa. Questa, ma... Attenzione all'avanzata di Chiesa lungo l'out. Prova a metterla dentro. Bravo! Non l'ha allontanata abbastanza. Mamma mia, attenzione. Che rischio, raga. Allora, primo tempo... Primo tempo un po' così, ragazzi. Primo tempo un po' così. Comunque, mai avuto un calcio di rigore, è vero, eh? Incredibile. Allora, Amos dentro. E Lino, Lino terribile. Lino non ha toccato una palla che sia una. Mettiamo Lucca. Mettiamo... Oh, io raga, è l'unico che segna in sta squadra ormai. Camelito. Ci pensa Camelito, ragazzi. Ci pensa Camelito. Discorso falli di mano, ragazzi, bisogna pensarci. La prossima... Ci stavo pensando anch'io, visto che non pigliamo un rigore manco a pagare. Sarebbe bello vederne ogni tanto. Si potrebbe fare qualche partita di prova. Bravissimo, Camelito! Questo comunque era da rosso. A casa mia poteva essere anche da rosso, sto fallo. Ma... Cancellieri. Mamma mia. Scusate un attimo, pure Cancellieri. L'orrore, l'orrore, Cancellieri, l'orrore. Non ho cambi sull'esterno, mamma mia. L'orrore, Cancellieri, veramente. Cioè, è incredibile come uno con quelle statistiche possa essere così dannatamente scarso. Non capisce manco una fava di dove deve andare i movimenti. Cioè... Arca... Comunque, a noi ci va bene pure il pari, eh. Qui non andrei a forzare. Bravissimo, Ondaje. Vai Amos, vai Amos, tagli Amos. Con poche occasioni da rete da una parte e dall'altra. Vedremo se una delle due squadre sarà in grado di prendere l'iniziativa con il passare dei minuti per sbloccarla. Sei lento Amos, sei lento. A disposizione, possono senz'altro far male se lo sfruttano a dovere. Non affonda Chiesa. Bravo Ondaje. Mazza che partita che sta a fa oggi. Ci sono novità intanto per Camelito. Che riguarda il Bologna, sentiamo. Seconda rete della partita per... Ah, raga, comunque io posso avere tre quartista che funziona? Se può avere quest'anno? Perfetto. Chi bisogna corrompere? Comunque c'è stato un picco di difficoltà. Cioè, fatichiamo veramente un botto ad arrivare in porta oggi. Incredibile. Tra Juventus e Inter. Entrambe praticano un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace, eh? È tornato! È tornato! È tornato! Finalmente! Finalmente è tornato! Luca is back! Luca is back! Bello poi! Finalmente! Luca! Finalmente è tornato. Poi un gol dei suoi. Quelli di rapina. Quelli. Bello incazzato poi, devo dire. Sì, effettivamente. È tornato. Ora, ora se riusciamo a tenerla. Sarebbe bellissimo. Se si riuscisse a tenerla. Sarebbe bellissimo. Ultime chance per la Juve per evitare il KO. Vediamo cosa combinano. Mamma mia, che personalità, Frendrup. Che personalità. Vai dentro, vai dentro. Il cross in area. Vai dentro. Mazza, Frendrup ha fatto un'uscita palla al piede clamorosa.
clamorosa. Corto, corto, attassiamo Boni, su. C'è il tocco corto. Ah! Va bene, va bene. Avesse centrato lo specchio, avrebbe potuto creare problemi al portiere. Con molta calma. Bravi. Suggerimento interessante. Lucca di nuovo. Porca miseria. Decisivo il portiere con questo intervento, ha evitato la rete del Lucca. Lucca è incredibile. È arrivato il momento di cambiare qualcosa. Batte corto. Vabbè, io la tengo qua, A noi 3 punti ci servono. Azione insistita. Ci servono. Ci servono. Poraccio sto ragazzino. Che gli hanno fatto? Belle proporzioni comunque. Finisce qui. Finisce qui. Una meritata vittoria. Allora, adesso la Champions è un po' più vicina. È un po' più vicina. Ma non è ancora detto. È un po' più vicina sta Champions. Ma non cantiamo vittoria. Comunque difesa impenetrabile. 0 tiri in porta per la Juventus. La classifica recita: Perugia 72, Lazio e Juve 69. Ancora siamo lontanissimi dal poter cantare vittoria. A questo punto farei l'imprevisto pre-Roma e poi discutiamo del da farsi. 3-2-1. Oggi siamo fortunati, raga. Oggi siamo, per ora siamo fortunati. Allora, raga, partita importantissima. Partita importantissima. Se magari mi levate... Ah, ecco, grazie. Ulteriore di... Aia. Fofana subito ammonito. Aumenta i decibel sulle tribune, si fanno sentire i tifosi. Coach. Sarà fondamentale il loro apporto oggi. Il calcio sarà ti prego. Sempre grandi emozioni, vale a ti prego. Speriamo sia così. A chi? Io come al posso vedere un cross fatto bene prima della fine della carriera. Non chiedo tanto, un cross, uno. No, non è possibile. Non te lo perde, non te lo perde. Bravissimo. E però arco. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Sì, si confondono un botto le maglie, ragazzi. Anch'io sto un attimino in una fase. Mamma mia. Input lag oggi devastante. Può scegliere chi servire. Ah! Bravo, Tana. No, ho preso la palla piena. Ma ho preso la palla piena. Ma ho preso la palla piena. Ma pienissima. Ma pienissima. Ma non scherziamo. Bravo Luca, mamma mia, giocatore. Ma me dai... Niente, non... oggi si lascia fare niente di prima. So. La condanna all'input lag. Karsdorp. Trova Dybala. Buona circolazione palla. No! Attenzione a Dybala. Niente, Tanaka fuori. Ah! Vabbè, è dura, ragazzi, è dura. È dura, si sa. Soprattutto oggi, con questo input lag, io non devo uscire con i difensori, perché sennò non li ripiglio più. Ah. Intercetta bene qui il pallone. Spinazzola. Ha molto spazio per andare. Bravo. Merito del buon lavoro difensivo. Veron, dai, tutta Veron, però stategli dietro, e quando troppo e quando poco. Ottimo intervento in area.
Roma che gioca bene. Dybala. Può girare il pallone. Ottima qui la giocata. Orca. Mamma mia. Pallone dei piedi dell'avversario. Raga, ma che cazzo non la fate tutti quanti? Madre santa! Contrasto pulito. Calma. Sakai. Renatino. Continuano a spingere. No, Koki. Koki fuori fase. Koki un po' fuori fase oggi. Mi date un uomo che possa intervenire? No. Mamma mia, la sporca quel tanto che basta, Tanaka. La sporca quel tanto che basta. Allora, calma. Un paio di cambi. Koki non si è più ripreso dopo l'infortunio, sono d'accordo. Allora, mettiamo Asano. Questi ultimi minuti Asano. Sakai inguardabile, fatemelo dire, con tutto il bene del mondo. Io metto Rizzo e mettiamo Amos al posto dell'inguardabile Veron. Proviamo un po' esterno. Voglio vedere se magari un giocatore un po' più lento ci può dare qualcosa in più su quella fascia. Renatino, l'hai visto? No, perché te ne vai? Renatino, anche tu mi tradisci in questo finale di stagione? Su, posta a me, Tanaka? Punta la porta, non lo chiude nessuno. Bravo, Tanaka, lo aspetta. Lo aspetta, lo tiene lì. Colleghiamoci subito perché è cambiato. Bella la palla di Asano. Prima rete del match per... Sì, Luca! Sì! Sì! Un tocco di Asano, un tocco! È bastato, un tocco! Mamma mia! Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Ha fatto un passaggio Asano, incredibile! Poi vabbè, Luca sotto porta, raga, fa paura! Fa paura! Ha tenuto di fisico a una pressione che avrebbe fatto cascare qualsiasi altro attaccante dei nostri, quantomeno. E poi sotto porta è implacabile. Maragna metri. È nostra. Ci sarà la touche, la rimessa laterale. Era nostra. Con tutto il bene, bravo. Mamma mia. L'arbitro Marcello deve aver visto, si va avanti col vantaggio. Amos. È bella la palla, è bella. No! Ma Asano è entrato bene, eh. Assist e quasi gol. Devo dire, Takuma è Takuma, su, il capitano non si tocca. Ma il merito di chi è? Capitano morale ormai. Protagonista di un grande intervento sulla conclusione precedente. Ah! Riconquista un pallone importante. Luca, dovremmo cercare di farlo giocare in maniera tale da farlo tirare in porta e basso. Lui deve prendere e tirare. E null'altro. Attenzione, occasione. No! Intervento decisivo del difensore. Se si fosse girato. Ha riconquistato il pallone. Possono sorprendere. Mi date una mano? Niente. Non torna nessuno. Difesa un po' aperta qui, attenzione, pericolo. No, ma dove vai? Saint-Just non ti molla neanche a casa quando è finita la partita. Si preparano. No, Amos perde l'impallo. Takuma. Takuma. Quello sarebbe fallo, però. Avanza sulla tre quarti. No, no, madonna mia, che cosa ha preso? Che cosa ha preso? Che cosa ha preso Alemdar? Che cosa ha preso Alemdar? Comunque, Amos e Rizzo sono entrati e non si è accorto nessuno, incredibile. Bravo. Takuma, andiamo Takuma. Andiamo Takuma. Andiamo Takuma. Si getta lì davanti a vittoria. C'era l'uomo sbagliato purtroppo là a raccogliere. Dybala. Sarebbe servito altro. Che bucio però che c'hanno. Palla molto interessante. Mamma mia, Alemdar di nuovo.
Enorme miracolo, secondo enorme miracolo. Madre santa. Allora andasse a fa... Se sta guadagnando la conferma a fine anno. Bravi. Se stiamo ancora a galla, grazie Haaland, Grande intervento del difensore. No, no. Attenzione perché non adesso. Non adesso. Può essere in gol partita. Mamma mia, Haaland di nuovo. Incredibile. Portiere clamoroso. Ha fatto qualche cappellata, ma in generale è un portiere clamoroso, Ma che sei matto, Amos? Ma che capoccia c'hai? Che te va di lato? Mamma mia. Allora, pareggiotto. Oggi possono lasciarsi andare, possono festeggiare sicuramente. Che dice? Domani torneranno con la testa sulle prossime partite. Il campionato è ancora aperto, possono. Che ha detto? Io non mi fido. Champions conquistata in che se? Pareggio della Juve? Fatemi capire un attimo se l'abbiamo centrata veramente o se ci stanno. Se ci stanno a prendere per i fondelli. Miglioreremo in attacco poi. Due ottime difese. No, fatemi vedere. Allora, teoricamente dovremmo essere qualificati, ma non mi sento tranquillo con FIFA. Se dovessimo perdere male, ci fottono il posto in Champions. Che Champions conquistata? Che Champions conquistata cosa? Cosa dicono? A Champions de cartone. Te fanno pure la clip. Ah, Champions conquistata. No, ma gioco adesso. Allora, calmi e tranquilli. Calmi e tranquilli. Ce la stanno a gufà. Ce la stanno a gufà. 3, 2, 1. Oggi fortunatissimi. Questi imprevisti fortunatissimi. Allora, con la Fiorentina io vorrei dar spazio a Camelito, che ha preso un altro punto, tra l'altro. Sakai male, riproviamo Amos. Renatino, Frendrup, Fofana, Tanaka, ok. Hernandez ce lo portiamo? Ce lo portiamo. Hernandez titolare, lo ha chiesto. Lo avrà, però non con Frendrup. Al posto di Fofana. No. Diciamo che semmai il secondo tempo gioca, Partita di addio per Lino. Partita di addio per Lino. Se non segna sarà cessione, Accendo peccendo. Serie A team che giunge al termine. Ultime emozioni prima dell'arrivederci alla prossima stagione. Si affrontano Perugia. Bravissimo. Per entrambe questo è l'ultimo giorno di. È ripassato Renà, è ripassato, mannaggia la morte, è ripassato. Non vi ho fatta la bet. Non vi ho fatto la bet. Scusasse. Con una prestazione all'altezza di questa splendida cornice di pubblico, l'ideale sarebbero i tre punti per darsi poi appuntamento felici e contenti alla prossima stagione. E buone vacanze. Aspetta il momento giusto. Bravissimo Fofana. Struttura difensiva. Ah, brutta palla di Camelito. A noi ci basta un punto comunque. Quindi grosse forzature non ne farei. Mamma mia, sei giusto. Veron. Classifica che potrebbe subire importanti variazioni nella corsa per un posto in UEFA Champions League al termine di questa gara. Vedi come dice pure lui che la Champions è in dubbio. Amos! Ha sprecato tutto da pochi punti. Maledetto. Ma poteva fare meglio. Maledetto.
Quindi sono i palloni che non deve sbagliare. C'è la conclusione. Non è possibile. Calma. Calma, calma, calma. È lunga. È lunga, ragazzi, è lunga. Calma, tranquilli. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. È lunga. Renato? Renato? Lino! 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 Gattoniamo in Champions, Lino! Gattoniamo in Champions! Porca puttana, Lino! Bene! Mamma mia, Renato, cosa ha fatto? Mamma mia, Renato, cosa ha fatto? Meglio qui il soffiuto del gol, perché era il posto giusto e al momento giusto. Mamma mia, pure Lino, però. Mamma mia, pure Lino. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Che ansia, raga, che ansia. Mette in movimento Mendy. Palla recuperata, attenzione. CK Champions adesso. Gli spazi. Palla che filtra, attenzione. Renato. C'è il recupero, oh. La possibile ripartenza. Ma posso vincere un rimpallo in vita mia? Occhio alla palla gol. Camelito! Porco Ottimo tutto. Intervento fondamentale. Calma. Situazione cambiata nel match dell'Inter, c'è stato un gol. Bravo Renà, bravo Renà. L'Inter si sblocca. Bravo Renà, l'Inter intanto vince. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Ma sarà mia ogni tanto sta palla? La potrò avere pure io? Bravo. 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 Recuperano il pallone. Possono passare in vantaggio. Intervento Fofana. Decisivo. San Fofana. Quarto uomo. Camelito. Un minuto di recupero. Prova a mettere Veron. La corsa nel compagno. Veron, fai, dai un senso alla tua venuta, Veron. Tutto solo. Non è possibile. Fischia l'arbitro, primo tempo che va dunque in archivio. Vabbè, allora. Allora. Che tiro terrificante. Allora, Amos. Ochoa ha fatto un tempo, va benissimo. Lucalino. Renatino. Io sposto Renatino. Trequartista che oggi lo vedo bello carico. Non lo so, raga, non lo so. Sono dubbioso. Lasciamo così per adesso. Per adesso lasciamo così. Fiorentina che dà il calcio d'inizio della ripresa. Cambiamo un po' gli interpreti, ma lo schema rimane quello. Fiorentina che si affida a una buona rete di passaggi. Punto perde. Bravo, che è nostra. Si prenderà con la rimessa laterale. Aumenta. Mamma mia, Amos. No! Perché non ha passato? Non è... Madre santa, che rischio. Ho rischiato la sincope. Mamma mia, che ansia. Mamma mia, che ansia. Calma, calma, che è lunga. Fred è proprio impazzito. Calma, che è lunga, calmissimi. Pallone in mezzo. Mamma mia, Frendrup. Mamma mia, l'ha presa Alemdar, l'ha presa, l'ha toccata.
No, non la facciamo finta di no, ma secondo me l'ha toccata, raga. Subito in diretta perché cambiano qualcosa. I rischi. Seconda rete della partita per la Juventus. Luca. Punteggio che ora è sul 2-0 con il cronometro arrivato al 59esimo minuto. Grazie, puntuale come sempre. Tiro respinto. Partono in contropiede. Calma. 63esima è lunghissima. Io me la sento di un male, raga, ma di un male sta partita. Me la sento malissimo. Ma non posso reggere psicofisicamente a perdere la Champions agli ultimi 30 minuti della stagione. Renato. Gran palla in mezzo. Buono il tocco dentro. Non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. Muppiamo col sicuro, non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci fa niente, arca. 78esimo. Paglia la misura del passaggio. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Fermi un attimo. Fermi. Rizzo. Ho bisogno di Rizzo. Ferreira rimane dentro. E Kogi. No. Takuma al posto da Sano. Takuma al posto di Lino. Calma. Se è giusto, ha fatto la partita della conferma definitiva a vita. Non ci posso credere. 10 minuti. Mancano 10 minuti alla fine della gara. 10 minuti. Te proponi? Recupera palla e fa ripartire l'azione. Prova a vincerla in questo finale. La tiene lì senza problemi il portiere. Non ce la posso fare, sto perdendo 20 kg ad ogni azione. Madonna santissima, che angoscia. Apri per Renatino. Tienila lì Renato. Ripartiamo da dietro. Rizzo, non è possibile. Aveva fatto l'assist di Parrucca. Attenzione. Sceglie il tocco corto. Fofana. Tiella lì che è finita. Prova a inventare qualcosa. No. Con una parata d'applausi. L'arbitro fischia la fine. La Champions. Risultato che mi sembra giusto. Sì, Pier, le due squadre. La Champions. Ce l'abbiamo fatta. È uscita una partita. È finita. Fino al 90esimo. 27 minuti di recupero. Si va in Champions. Perugia in festa. Io non ne la faccio più, raga. Ma se può fa ogni stagione così. Ma se potrà fa ogni stagione con sta angoscia fino alla fine. La facevano facile alcuni dopo il Liverpool del simula le altre, eh. Certo. Magari. Tutti in piscina con Rizzo adesso. Leader reti inviolate, valore di mercato 18 milioni di mortacci vostra, manco i prezzi di mercato. Vabbè, l'importante è che chiudiamo la stagione con 74 punti, quarto posto al pelo, Milan campione, miglior difesa del campionato e diciamo settimo miglior attacco, se poteva far di meglio. Luca è infortunato, ci ha tagliato le gambe purtroppo, c'è poco da fare. Poi
Alemdar eroe, diciamo che 10 di quei 74 sono solo di Alemdar. Sono solo di Alemdar. Poi le stats sono purtroppo un po' falsate dal prestito di Rizzo, che ne ha persi tipo 8 di assist. E non so se avesse segnato, ma mi pare che fossero 8 assist e tipo 2 gol, ma non mi ricordo. Comunque sia, stando così le cose, Koki miglior marcatore con 16 gol. Luca ha fatto altrettanti gol, ma con 10 partite in meno. Incredibile. Takuma al grande ritorno, crisi non crisi, giocatore finito, bollito, 10 gol e 6 assist. Cioè, di che stavo a parlare? Lino, 9 gol e 13 assist, ha fatto una buona, cioè complessivamente non ha fatto una brutta stagione. Così come Lewandowski, tanto bistrattato, però media gol più alta della squadra, Cioè credo che sia, tolto Luca, la miglior media gol della squadra. 18 presenze, 8 gol, devo dire. Cancellieri, devo dire. Lino miglior assist man. Luca 8. Cancellieri comunque ha fatto parecchi assist, raga. Allora, il miglior assist man della stagione è sempre Rizzo, perché ne aveva fatte 7-8 prima, quindi sarebbero 13. Però pure Rizzo e pure Riveros. Pure Riveros, ragazzi. Koki ha giocato poco quest'anno. A spizzichi e bocconi. È stata una stagione particolare comunque, Devo dire particolare. Ora, io prima di prendere qualsiasi decisione. Veron delusione, ecco. Scusate, Veron in tutto ciò. Jankovic male, però ha giocato anche poco. Spezzoni, spesso e volentieri. Onestamente non mi sento di giudicarlo. Chi mi sento di giudicare è Veron. 16 presenze, 0 gol, 4 assist. Male. Vediamo intanto chi ha vinto le varie coppe in giro, per curiosità mia e vostra. Allora, la Coppa Italia l'ha vinta il Milan col Napoli in finale. La Supercoppa l'ha vinta Real. La Champions l'ha vinta il Lipsia col City, a buffo. Napoli fatto fuori dal City in semifinale. Milan ha perso col City. Vabbè, Europa League l'ha vinta il Wolverhampton. Il Wolverhampton, ragazzi, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo per niente. Proprio contro il Liverpool. La Conference l'ha vinta l'West Ham col Porto, battendo l'Inter in semifinale. West Ham, peraltro. Longo, Giordano. Signori, volevate liberarvi del primo? Si raddoppia Raffaele Rizzo. E sono due. Rizzo Brothers, The Rizzo Brothers, Raffaele Rizzo. Cosa fa lui? Schifo in questo momento, però velocità, difesa, dribbling. Difensore centrale? DC, uno davanti, uno dietro. Giustamente. Scusate, La famiglia insegna. Bene così. Scusate. Dunque, acquista due giovani. Stagioni rimanenti 2, quindi stiamo a posto. Fatto. Allora, abbiamo quella delle finanze, quindi dobbiamo vendere per 5 milioni. Vabbè, scialla, raga. Acquista due giovani per la prima squadra. Vabbè, questo si può fare quest'anno. 5 vittorie in casa. 3 giocatori in Nord America. Ma perché? Semifinali di Champions, tostissima. E 12 milioni dalle cessioni dei giovani entro 3 stagioni. Vabbè, se riesce a farlo. Allora, budget, quanti soldi abbiamo? 84 milioni, buono. Oggi come oggi sarebbe questa la formazione titolare.
avendo già deciso di vendere Verò. Quindi, andando alla media, 86 è il massimo di questa sessione di mercato, ragazzi. Overall massimo portato a più 6. Quindi magari non possiamo andare a prendere Allison, che è un 90, però fino a 88 ci possiamo arrivare. Sì, no. Avrebbe senso. I top del mondo no, però potrebbe avere un senso, potrebbe avere un senso. No, perché nel senso non possiamo avere ancora l'appeal di un Paris Saint-Germain, di un Real Madrid che piano chiunque, no? Però... Ciao Kebe! È stato bello, Kebe! Ci mancherai! Ci mancherai! Viti almeno 45, li voglio tutti. 46 anche. Anche 46. 38 rivendita. 42 rivendita. 42 rivendita. Va bene, va bene. Dammi una rivendita al 5 allora, dai. Dai, ok. Cambio di ruolo per Rizzo? Ah, l'altro Rizzo, dicevo. Un altro Rizzo. Ha preso un punto, raga. Wow. E vabbè. Ciao, Nick. Perez. 59 diventa 63. Io riprovo a fare con Rabiot, allora. Prima che cali ulteriormente. Gli diamo 50 mila Rabiot e si chiude la storia, dai. 52 Rabiot, va benissimo. Dai. Ci serve tantissimo. Ci serve tutta la vita uno così al centrocampo. Giocatore incredibile. Cioè, questo ha retto il Liverpool da solo in finale, in semifinale di Europa League con una partita incredibile. 100 e 100? Vuole un milione di ingaggio, ma va bene così. È arrivato il primo acquisto. Il vero cavallo pazzo. Il vero cavallo pazzo. Questo è buono, raga. Questo è buono, vero? Questo, raga, tanta roba. Questo, tanta roba vera. Nostro nuovo numero 8. Il mediano per l'attacco al campionato. Questo è il giocatore clamoroso, raga. Clamoroso. Cavallo pazzo 1 ci saluta. Cavallo pazzo 2. Ma quale C? Ma fatemi il piacere. Allora, diciamo che per adesso i titolari saranno Thuram e Fofana, poi Dio provvede, eh. Vidi è andato. Dobbiamo vendere prima di poter comprare, raga. Purtroppo non è il momento giusto questo. Non è il momento giusto. Un primo assalto a Romeo, ragazzi. Un primo assalto a Romeo. Vediamo che succede. Cambio. Verón 100 milioni vale? Ragazzi. Sì. Cioè. Sì. Non pensavo che valesse così tanto, onestamente. Fermi un attimo. Brugita, ecco perché è servito. Verón e... che ne so, 20 milioni? Verón e 20. Scusate. Allora, un attimo, calma. Ma perché non volete un esterno? Scusate. Cioè.
A Cannavacciuolo, e non mi fa sta faccia però, perché cioè, veramente sta diventando una cosa ridicola. Cioè, il Benevento in B che rifiuta Veron. Cioè, ma che. Ma... Cancellieri è 60 milioni. L'unica cosa che posso fare. Cancellieri è 50. Fa, cioè, veramente sta diventando. Hanno bisogno di tempo? Che cazzo la devi pensare? Sta da cancellieri 50 milioni. Dovresti scappare col bottino. Lewandowski ci saluta. Ciao, Leva. Benevento sono più furbi del previsto, effettivamente. Amba. Amba. Che dicono? Inaccettabile offerta. L'ho detto. Sono pazzi. Sono completamente pazzi, raga. Andiamo a trattare. Ma cioè, ti rendi conto che non mi puoi chiedere tutti questi soldi? O... No, ma non lo vogliono neanche cancellare. Neanche considerato. Allora, Lino e 50. Oh, un attaccante vi interesserà. 25%. A Cannavaro, te non stai benissimo però, eh. Non stai proprio bene, 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 eh. Non sta proprio bene, 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 eh. Ma che cazzo? Va benissimo! Va benissimo! Va benissimissimissimo! Metti in moto, metti in moto! Metti in moto! Metti in moto che pia pure... Metti in moto! Metti in moto che piano... Metti in moto! 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 È tornato! Ci abbiamo messo qua 4 stagioni a vederlo. Mo' magari è un pippone clamoroso. È tornato il 7. È tornato il 7. Finalmente. Il figlio. Venduto a malincuore per finanziare la crescita di questa squadra. Alla fine torna per portarci alla vittoria. Più poetico di così, se muore. Ha rubato la 7 a Amos. Amos se ne farà una ragione, il povero Amos. Oh Romeo, Romeo, sei tu Romeo. Dunque, Veron, levate di torno, ti prego, levate di torno, non te voglio più vedere. Romeo, mortacci sua. Non è velocissimo, eh. Però. Cross 92. Passaggio lungo 97. Passaggio corto 87. È un bel giocatore. È un bel. Lino, porca puttana, è stato bello, ma grazie.